Sono Andrea Mattei del ristorante La Magnolia a Forte dei Marmi. E allora, ho iniziato alla scuola alberghiera Marina di Massa, dove ho conosciuto il professor Paganini, che era l'executive chef qui del Byron. E quindi io ho iniziato qui con lui, e poi le esperienze più importanti sono state a Carpaccio di Angelo Paracucchi, San Domenico a Imola, l'Enoteca Pinchiorri a Firenze e Alain Ducasse a Parigi al Plaza Athénée. Poi sono rientrato a casa, perché io sono qua di Pietrasanta, quindi sono qui del luogo, avevo la volontà di rientrare a casa e sono tornato al Byron proprio con Rolando Paganini. E poi dal 2007 sono io lo chef dell'hotel e del ristorante. Nel 2011 abbiamo preso la stella Michelin. Da Ducasse era, insomma, si sa, il rigore francese, la professionalità dei francesi. Comunque eravamo in due italiani su tutta la brigata, eravamo in 30 in brigata, quindi ecco, la lingua, sono più cose che... La mia fortuna è stata l'esperienza a Firenze, prima l'Enoteca Pinchiorri, ecco, lì mi sono veramente formato all'interno di una grande brigata, con rigore, con professionalità, sicuramente senza aver fatto prima l'Enoteca Pinchiorri, con Italo Bassi, Riccardo Monco, con loro sarebbe stato quasi impossibile probabilmente affrontare la Francia. Il concetto è semplice, molto semplice, però non è scontata. Questo vuol dire che se anche un piatto è pensato dalla tradizione, dal territorio, perché c'è molta Toscana, c'è molta Versilia sulla carta, per quello che posso i prodotti sono tutti in zona. Abbiamo dei piccoli artigiani, perché secondo me nel suo modo di essere anche un contadino è un piccolo artigiano, ai quali abbiamo instaurato da anni un rapporto e riusciamo veramente ad avere il prodotto di zona. Ormai il chilometro zero è anche un po' troppo sfruttato, non è questo il pensiero di usare il prodotto del territorio, ma identificarsi in una zona. Il cliente che viene a Forte dei Marmi deve necessariamente trovare qualcosa di diverso che in un altro luogo. Proprio per questo, per quello che ci è possibile, senza preclusione di niente, di ingredienti che ci possono dare una mano, anche orientali, perché no, se sono buoni nessuna chiusura, però per quello che posso do l'impronta qui della zona. Noi abbiamo dei piatti in carta che non togliamo mai, per esempio l'insalata mare, quindi un concetto molto semplice, ma chi viene a Forte dei Marmi, chi viene al mare, fa sempre piacere, cercando comunque di equilibrare il menù con un qualcosa di un po' più particolare, un qualcosa di molto semplice, però personalizzato, come dicevo, semplice ma non scontato. Abbiamo gli spaghetti alle maruzzelle, le maruzzelle sono, no, le lumachine di mare, anche quello ci contraddistingue come zona, qui da noi funziona molto, con il guscio al pomodoro in umido, noi le sgusciamo, facciamo un piatto di spaghetti, insomma, in bianco e con le maruzzelle. C'è l'agnello di Zeri è qua vicino e anche quello è sempre in carta, quindi ci sono dei piatti a cui sono affezionato per dove è la Magnolia, per dove lavoro. Approfitto della chiusura invernale per andare a fare nuove esperienze. L'ultima è stata in Spagna e due anni fa ormai ero stato al Noma a Copenaghen. Il prossimo inverno l'idea è l'Oriente, quindi o Cina o Giappone, comunque andare proprio a trovare culture nuove in modo da crescere ancora di più la mia esperienza e di trasmetterla poi alla Magnolia del Byron e ai clienti della Magnolia. Tutto il sistema che ruota ormai attorno al Noma, perché parlare ormai di Noma come ristorante secondo me è riduttivo, è stato creato un sistema in una zona dove ancora non c'era niente, era vergine da questo punto di vista, però ecco, è proprio il sistema che come capostipite con il Noma, con Re Zepi, però è stata voluta e cercata da tutti questa cosa, quindi la collaborazione, l'unione di intenti e l'unione fa la forza, non lo scopriamo oggi. Fare lo chef all'interno di un albergo, e oltretutto un albergo a 5 stelle, dove il servizio è alla base di tutto e quindi anche della cucina e della ristorazione, è più complicato, è più complesso, perché si parte dalle colazioni, allo snack, al pranzo veloce, al
la cena in albergo, e noi abbiamo anche soggiorni insomma di 15-20 giorni, un mese, quindi il ristorante diventa un servizio, non è più l'esperienza al ristorante, quindi dobbiamo essere oltremodo attenti a fare delle cose semplici, a variare l'offerta per il cliente, e anche uno spaghetto al pomodoro deve essere quello che è il nostro sforzo, di fare il miglior spaghetto al pomodoro che si possa trovare. Ma diciamo che l'istinto è quello più vincente, diciamo, perché quando a volte c'è bisogno di ragionare, però un piatto quando oggi non viene, domani non viene, ci ripete, forse è il momento di abbandonare l'idea, perché sicuramente va messo a posto, va equilibrato, perché di 3, 4, 2 ingredienti, quello che è l'equilibrio in un piatto è fondamentale, perché il sovrastarsi degli ingredienti, poi anche se l'idea è buona, gli accostamenti sono buoni, il piatto non risulta piacevole. Però ecco, il concetto di base, la sostanza deve venire quasi subito, perché sennò vuol dire che c'è qualcosa che non va. Fortunatamente ho una brigata affezionata. Quello che è stato fatto negli anni è stato tracciato un solco più che di cucina, che cerchiamo sempre di migliorare, di andare avanti con continuità del lavoro, però facendolo maturare, no? Quindi il menù nuovo è sempre la maturazione di quello prima, perché è un percorso, è una continuità che anche i nostri clienti devono avere. Chi viene nuovo si allinea più che altro in un comportamento. Il comportamento è prima di tutto tenere a se stessi, quindi io lo dico sempre, la giornata inizia nello spogliatoio, persona ordinata, divisa ordinata, frigorifero ordinato dalla sera prima, cucina pulita, arriva la verdura, il pesce stoccato nelle celle, ecco, a quel punto si è nelle migliori condizioni di creare un buon piatto, anche se sono tutti elementi anche influenti nella buona riuscita, perché si può lavorare sporchi, nello sporco e disordinati, però il risultato finale può essere lo stesso, però non è così, e questa è la cosa, a un ragazzo che non ha esperienza fargli capire questa è la cosa un po' più difficile, però come dicevo all'inizio è stato tracciato un solco e chi viene ci casca dentro, quindi insomma bene o male rimane lì, però questo credo che sia il primo insegnamento, perché anche a me hanno insegnato che se non tenevo a me stesso non potevo tenere al mio lavoro, quindi si inizia da lì.